E buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video e siamo arrivati alla quinta puntata di Pro Cycling Manager. La scorsa puntata, purtroppo ho detto quinta puntata perché in realtà avevo registrato un'altra puntata prima di quella che avete visto, ma lo schermo non si è registrato e quindi l'abbiamo persa. Ma non importa, non pensiamoci e andiamo avanti e ora andiamo a vedere cosa succede nella seconda parte della settimana ciclistica internazionale, anche la parte più interessante, quella dove ci sono le gare più adatte alle caratteristiche del mio corridore. Non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo a correre. Eccoci qua, una delle tappe più dure, la Riccione. Andiamo subito a correre. Questa e le altre tappe iniziano a essere davvero interessanti. Come vi avevo accennato in realtà nella scorsa puntata, sono molto vallonate, qua siamo su più di 2000 metri di dislivello, la prossima tappa sono addirittura 4000 e di pianura ce n'è veramente poca e sono davvero curioso vedere come si comporterà il mio corridore, perché alla fine il livello non è altissimo, è all'incirca su perfetto per le sue caratteristiche e vediamo cosa combina. Tanto pensavo che partiva, ma non è ancora partito il gioco. Ed eccoci in linea di partenza. Tanto una giornata non è piovosa, una giornata di sole. Cerchiamo di rompere la corsa. Se ha una buona condizione, ha una buonissima condizione. L'obiettivo è quello di distruggere la corsa. Tanto mettiamo subito un certo Feldegar, potrebbe essere a proteggermi. Vediamo se Feldegar in realtà assista. Anzi, teniamo lui. Direi che per la prima parte di gara in realtà possono tirare le altre squadre finché parte la fuga, perché poi da là inizia a cambiare, il gruppo rallenta leggermente, succede quello che succede poi in una gara reale. Quando saremo sul GPM di prima categoria potremo provare a rompere il gruppo, se ho i ciclisti, perché non è detto che i miei compagni di squadra riescano a rompere il gruppo senza morire prima loro, perché già adesso vedere i battiti sono tutti alti, a parte quelli di Feldegar e i miei, ma i miei non importa. Cioè, ci sono comunque squadre come la Lotto Destiny, che è quasi una, praticamente una World Tour anche nel gioco, e Tudor e Corrat, che sono comunque di un livello molto alto, soprattutto e la Alpecin Development, però quindi sono tutte squadre di un bel livello. Intanto sta tirando sia Bulleri che D'Ameto, perché sono messi in modalità quella automatica, si riesce a vedere tramite questo rocchetto in modalità automatica, quindi loro vanno avanti, io non gli dico niente, poche parole. Questa salita sta facendo leggermente fatica perché il ritmo è alto, quindi mettiamolo ad 80 onde evitare che si stacca dal nulla. Appena inizia la discesa qualcuno dovrà andare a prendere le borracce, se no rimaniamo a corto. Tanto sono curioso a vedere, perché secondo me il gruppo, no, pensavo che il gruppo era più allungato, invece no, 83 forse un po' troppo, ora siamo ad 80. Tanto essendo un più 3 abbiamo un 76 in montagna, media montagna 75, discesa 71, quindi bene. Tra poco inizia il primo categoria e vediamo chi c'è in fuga. Due sconosciuti. Prima vi accennavo che è proprio un peccato che non sono riuscito a farvi vedere quella puntata che non è uscita, perché avevo fatto due gare anche là, una gara, adesso non ricordo il nome della gara, però era un circuitino in Olanda e ho fatto tutta la gara in fuga, poi la fuga è arrivata e ho chiuso con una sesta piatta. Ovviamente ci ho provato a far andare via la fuga, uscire fuori da solo,
ma purtroppo non è andata e alla fine ho chiuso comunque una buona sesta piazza. C'è solo un problema, che quella puntata poi non si è registrata. Tanto mi sa che i Corat che stanno comunque facendo un buon ritmo, mi sa che se metto davanti i miei uomini non possono far di meglio, quindi non posso spingermi tanto oltre. Purtroppo, se avessi avuto una bella squadra, questo era il momento giusto di iniziare a fare la selezione. Mi viene voglia di attaccare, anzi, dai, mettiamo Gilimberti davanti a 90, vediamo che succede. Vediamo che succede. Il mio personaggio deve stare a 90 perché sennò poi rischia di crepare. Tutto a nulla, si era spento lo schermo, ma tutto bene. Ok, quindi penso che forse per 500 metri tiene questo ritmo. Vediamo che sta succedendo anche sul gruppo. Ripresa dall'elicottero, gruppo ancora tutto compatto, quindi il ritmo di Gilimberti non sta facendo. Non sta facendo. Ah, attenzione, attenzione! Il Gilimberti in realtà ha fatto la selezione, però perché gli altri gregari non si sono messi in testa al gruppo. Non hanno voluto tenere le ruote. Intanto dai, teniamolo là davanti che fa la discesa adesso veloce, che magari, essendo il gruppo già allungato, si può rompere in qualche punto. Il gruppo intanto è di 78, una quarantina di persone dalle 100, anzi anche di più perché eravamo in 140 all'inizio, si sono staccate, mancano ancora qualche salita, se dobbiamo pensare ad un attacco, l'unica sulla salita di seconda categoria, l'unica cosa è che la salita di seconda categoria è a circa 20 km dall'arrivo, non so neanche quanto può valer la pena. Tanto mandiamo. Ah no, per fortuna sono andati a prendere acqua. Tanto Gilimberti ha tutto davanti e teniamolo là. Come vi accennavo prima, se metto davanti qualcuno, come è successo in questo caso, non so chi riesce a tenere le ruote. Difatti sono rimasto solo con Feldegard che mi dovrebbe proteggere e Gilimberti ha tutta davanti. Rimaniamo in questa posizione perché non abbiamo tante alternative. Purtroppo. L'unica è fare direttamente noi la selezione. Però comunque non la vedo bene. In quella puntata che non avevo registrato vi parlavo anche di quello che stava succedendo nelle gare di ciclocross, dove c'è un VDP che è praticamente dominatore, strano anche, e un Van Aert che con il cambio di preparazione già prima sembrava che aveva qualcosina in meno, a parte nella scorsa stagione che ha fatto una signora stagione di ciclocross, e Pidcock invece che non è andato benissimo, ha vinto comunque la prova di Namur di Coppa del Mondo. E poi adesso si è addirittura ammalato e quindi la sua stagione ciclocross è finita. Quindi in poche parole vi avevo accennato questo, intanto nel mentre non so cosa sia successo quando sarà uscito questo video, però una cosa è certa che VDP sta dominando, farà anche quest'anno il mondiale perché vuole arrivare ai 7 mondiali, fare il record. Secondo me è una cosa molto che potrebbe capitare, visto come va. Essendo un suo fan, sono anche molto contento di questa cosa. Vediamo, mancano 32 km all'arrivo, torniamo noi. Tra poco c'è la seconda categoria, quello con la salita dura dove si potrebbe toccare. Il problema è che mancano 35 km all'arrivo dopo. Eccoci qua. Tanto stiamo a tutta 99 perché potrebbe scattare qualcuno come l'ho pensata io. Difatti il ritmo è bello alto. Il ritmo è bello alto. Stiamo qua, non abbiamo alternative. Vediamo il gruppo quanto si è allungato. Difatti segna che siamo in 50, ma secondo me
Siamo in pochi davanti. Attenzione, attenzione, De Tir sta attaccando. Mettiamoci a ruota di... no, ci abbiamo provato ma è morto prima il personaggio. È morto prima, siamo rimasti in 36 davanti al gruppo. Ha scollinato comunque davanti, quindi secondo me è tra i più forti. Intanto a ruota mia c'è il bandito, che salutiamo. Siamo in 30 in testa al gruppo. Gruppo che adesso si è snellito, diciamo, rispetto alle altre salite. Tanto sta recuperando, siamo quasi al top. Adesso c'è una bella discesa e poi due strappetti prima dell'arrivo, che è anche uno dei pochi punti dove si può attaccare. In realtà stavo pensando di rischiare addirittura la volata, ma c'è comunque gente veloce tipo Selig, e quindi non la vedo benissimo neanche per un possibile arrivo in volata. Vediamo se magari si crea l'occasione, possiamo provare a scattare. Se nessuno ci segue, riusciamo anche ad andare via e provare ad arrivare direttamente all'arrivo. Eccoci qua, siamo sulla salita finale. Il primo zampellotto, perché tra poco già spiana. Mettiamoci in zona Klukers. Secondo me poi in realtà la vera selezione, la classifica si fa nella prossima tappa, che è ancora più dura. Vediamo che succede, perché se la Bardiani tiene questo ritmo non si potrà attaccare. Intanto mettiamoci a ruota di Klukers. No, mettiamoci, dai che ci siamo. Ok. No, sto seguendo la persona sbagliata. Meglio che mi metto in prima posizione. No, comunque non va via. Oddio, non va via. Sono comunque quei 10 secondi di vantaggio. Sono comunque quei 10 secondi di vantaggio e mettiamo un secondo in pausa. Proviamo a metterci a ruota di qualcuno tipo Kaishi. Sicuro adesso vanno a riprendere sui due fuggitivi, dove c'è anche il leader. Oddio, non la vedo benissimo perché sta attaccando. Tanto il bingo la ruota tranquillo. Proviamoci a metterci a ruota dell'8 Destiny. Magari ci tira una bella volata. Non la vedo bene però. Non la vedo bene. Sepulveda. Vai, accodiamoci a ruota sua. Per purtroppo non... Niente, l'8 Destiny stanno facendo un po' di casino. Io mi sto accodando in base a chi trovo davanti. La posizione non è male. Possiamo comunque ottenere un bel piazzamento. Eccoci, adesso mettiamoci a ruota di Earl. Beh dai, ci abbiamo provato, abbiamo tenuto una bella posizione in volata, tanto ancora vittoria di Klukers. Stiamo rimontando in questi ultimi metri e vediamo, altro buon decimo posto. Sai che di meglio oggi non si poteva fare. Di meglio non potevamo fare. Tanto aspettiamo che arrivano tutti, e l'unica cosa è sperare che qualcuno davanti a noi in classifica si sia staccato. È l'unica cosa che possiamo sperare in questo caso. Ho fatto bene a non attaccare in realtà nella salita, perché non avevo le forze per attaccare. Purtroppo vediamo cosa succede in realtà nella prossima tappa. Intanto vediamo il replay della volata. Ok, non mi riesco a vedere. Andiamo a vedere la classifica globale, dove, attenzione please, ho rimontato 6 posizioni e mi trovo attualmente in 8ª posizione. Posso addirittura lottare per la 6ª.
Bene, benissimo. Sa che magari facciamo addirittura una top 5. Potrebbe essere a portata di mano. Pensavo di riuscire a fare addirittura 3 gare in una puntata, ma paura che sta durando un filo troppo. Quindi andiamo a fare la tappa madre della settimana ciclistica internazionale, cosiddetta anche Coppie Bartali. Andiamo subito, se no la puntata dura 8 anni. E questa diventa ancora più interessante perché al doppio di dislivello, a qualche chilometro in più da 130 si passa a 150 km. Vediamo cosa succede. Sono addirittura tra i favoriti. Attenzione. Sono tra gli outsider e mi hanno addirittura nominato. Sono ottavo in classifica. Sono terzo nella classifica Under 25, che è una classifica abbastanza inutile, secondo me, nel ciclismo di adesso, perché dovrebbero fare forse una maglia under 23, under 22, perché tutti emergono già a 20 anni, quindi under 25 non ha più senso. Aveva senso nel ciclismo di 10 anni fa, dove dai 25 anni in poi si faceva un exploit ai tempi di Andy e Frank Schleck, più Andy che Frank. Bene, già partiamo che non siamo al top, quindi oggi dobbiamo solo che provare a salvarci. Ok, ci dobbiamo provare a salvare. Attenzione però, se c'è qualche mio compagno di squadra davanti, no, non c'è nessuno. Si poteva già iniziare a rompere il gruppo, perché partendo in discesa, se si parte forti, si può già rompere le palle a qualcuno. Questo in realtà anche dal vivo, eh. Perché quando inizia a diventare tecnica, la situazione inizia a cambiare. Vediamo se arriva qualcuno davanti. Vabbè, Ceccarelli mi deve intanto prima di tutto salvare. Quindi lasciamolo là. Se no, vediamo. Se arriva qualcuno in cima a questo strappo, no, non abbiamo nessuno che arriva davanti con noi. Niente, non possiamo anche oggi rompere la corsa a inizio gara. Ho paura che ci toccherà correre in difesa oggi, perché la forma non è delle migliori, il percorso è molto duro e bisogna comunque mantenere un'ottava posizione in classifica generale. La tappa è molto dura, finora stanno facendo un ritmo abbastanza veloce, tanto vediamo. Io vorrei addirittura, vediamo chi possiamo bruciare già da subito. Tenere un ritmo anche bello alto. Tipo, chi non si vede normalmente mai, mettiamoli davanti a tirare. Fedegaard, vai davanti sempre a proteggermi, che in teoria si può fare sta cosa. No. Sì, no, sì. Ok, facciamo così che Fedegaard protegge Ceccarelli. Ok, così tutti proteggono me. No. Ceccarelli mi deve proteggere. No, niente. Ok. Mettiamo comunque tutti davanti a tirare perché, vabbè, Fellegar mettiamo a 80-90. In teoria dovrebbe rimanere là. D'Ameto, anche lui mettiamolo bello alto così non si dovrebbe staccare. E cerchiamo già di fare un bel ritmo. Così mettiamo tutti in difficoltà. Il problema è che non devo essere io in difficoltà. Se è giusto questo meno uno che non promette niente di buono. Tanto andiamo avanti, velocità 4. Meglio che mettiamo 80 così non ci stacchiamo. Forse anche meglio 85. Questo prima categoria che si farà 2 volte, non male, devo dire, come salita. Si può veramente già rompere la gara. Infatti si è già in 99, mancano 105 km. I miei uomini sono praticamente già finiti e ne ho praticamente sprecato solo uno. Gilimberti che è capo, andiamo almeno a prendere le borracce.
e il bello deve ancora arrivare. Come vi ho accennato prima, oggi bisognerà salvarsi. Allora, le puntate di Pro Cycling Manager spero di riuscire a pubblicarle tutta la settimana, tutte le settimane, il martedì alle ore 18, come è successo anche per le prime puntate. Se riesco invece a registrare tante puntate, pubblicherò due puntate a settimana, una sempre martedì alle 18, l'altra il venerdì alle 18. Penso che ora non capiterà, ma magari tra uno o due mesi riesco a registrare qualche puntata in più e forse ne registro una in più, quindi martedì e venerdì. Tra poco, in realtà mi devono ancora arrivare i componenti a casa, ma tra gennaio e febbraio dovrebbe uscire un altro video stile Bike Porn Dream Build con la mia bici. Andrò a fargli un custom, andrò a cambiare dei componenti, però uscirà un altro video molto carino, simile a quello della Van Riesel RCR Unboxing. Se non avete ancora visto, vi consiglio di andarlo a guardare. Qui in alto a destra intanto ve lo lascio, se non l'avete ancora visto, perché secondo me è uno dei video più belli che ho fatto. Ceccarelli, vai a prendere l'acqua. E anche una tipologia di video che mi piace molto fare. L'altra tipologia di video che mi piace fare è questa, Pro Cycling Manager, che anche se da poco ve lo sto portando nel canale, era da una vita che lo volevo fare e sono riuscito a installare Windows sul mio Mac e finalmente riesco a giocare, riesco a portare i video, quindi meglio di così. Intanto siamo ancora sul primo categoria. Il gruppo siamo rimasti in 27 davanti, il mio corridore sembra abbastanza tranquillo e niente, stiamo qua tranquilli perché sennò rischiamo di saltare oggi, ho questa paura. Esatto, infatti sta facendo abbastanza fatica, che poi la settimana ciclistica internazionale si chiama poi Coppie Bartali. Sono anni che su Pro Cycling Manager si fa lo stesso circuito, quindi questa tappa, sono le stesse tappe ogni anno, anche se poi dalla realtà non è questo il circuito, però comunque dai, è carina. Dopo un po' che le impari sai quali sono le tappe clou. Difatti l'ultima tappa sarà una tappa clou, perché quelle collinette ti spezzano il ritmo, la fuga si fa fatica a riprendere, diventa interessante anche quella, quindi non è da sottovalutare. Tanto mancano 1, 2, 3, 4, 5 volte la salita finale, quindi anche se mancano 44 km, meglio stare attenti qua in gruppo onde evitare di morire, perché la mia idea era quella di attaccare, ma sono praticamente senza squadra perché Ceccarelli sta morendo, quindi stiamo qua tranquilli e cerchiamo di sopravvivere il più possibile. Ecco, questo è un momento dove si sta prendendo la fuga, dove il gruppo sta un attimo accelerando e situazione un attimo di stallo, meglio non perdere. No, attenzione, io mi stavo mettendo davanti a tirare, però in realtà erano dei doppiati, perché essendo un circuito si vedono i doppiati, che davano un po' fastidio, avevo paura che succedeva qualcosa, invece no. Ecco, questo era un buon momento per attaccare, ma rimaniamo qua. Ah, in meno 2 se la situazione rimane questa, no, perché c'è comunque... C'è la Lotto Destiny che fa un ritmo troppo forte in salita per provare ad attaccare, non si può fare la differenza, cioè per puntare alla generale purtroppo non si può fare questi attacchi ignoranti se si ha una condizione di questo genere. Perché il rischio è di attaccare magari al penultimo giro e poi trovarsi al gancio l'ultimo giro quando poi accelerano, quindi non si può. Aspetta. Non si può. Se il gruppo si ferma in cima all'ultima salita, nella discesa invece si potrebbe provare a fare un attacchino, ma
già quello che stanno facendo adesso mi sta mettendo in difficoltà, quindi proviamo a tenere le ruote. Questo è il problema che dicevo, vanno troppo forte, la mia condizione non è al massimo e qua c'è il rischio di impiantarsi, ecco. Infatti mancano due salite ancora, non bene, proviamo a stare il più possibile qua, recuperare il più possibile in discesa, tenere duro in salita. Siamo rimasti intanto in 18, questo è il gruppo allungatissimo, io in terza posizione che addirittura sto facendo il buco. Vediamo, ecco che ripartono. Niente, ripartono, ma stanno andando troppo forte. Rimaniamo qua in terza posizione comunque. Tengono questa andatura perfetta. Il gruppo è allungatissimo, quindi penso che la maggior parte delle persone siano prese come me. Quindi non bene, sono tutti a tutta. Eccoci qua, arriva all'ultimo chilometro che fa fatica a tenere le ruote. Questo era il momento perfetto in caso per fare l'attacco, ma rimaniamo qua, siamo rimasti in 14. Questo è il gruppo. Rimaniamo qua. No, non in pausa perché sennò non riesco neanche a finire la puntata, per la telecamera si sta spegnendo. Quindi l'ultima gara della settimana ciclistica internazionale, quella che andrà poi a stilare anche la classifica generale definitiva, la vedrete settimana prossima. Intanto rimaniamo qua attaccati, diamole il gellino perché sennò perdiamo posizioni importanti quando tutti attaccano. Questo è il punto più critico, qua rischiamo di perdere posizioni in generale. Allora qua si stanno fermando, per fortuna qua si stanno fermando, andiamo davanti. No, non riusciremo mai ad andare davanti. Però speriamo che la volata la fanno più avanti possibile in modo tale da perdere meno tempo possibile. Difatti lui si è impiantato, la volata intanto è partita. Ci sono dei doppiati di mezzo che forse stanno anche dando fastidio a tutti. Mi sono fatto riprendere da chi c'era dietro. E niente, oggi giornata critica. Arrivato comunque 14esimo e c'è il rischio di aver perso qualche posizione in classifica generale. Ricordiamo che comunque l'obiettivo della squadra era quello di arrivare nella top 10, obiettivo che sembra a portata di mano, ma vediamo cosa è successo in generale. Adesso attendiamo che tutti arrivano all'arrivo, guardiamo qua perché c'è comunque tanta gente staccata, addirittura un gruppo, stanno arrivando tantissimi gruppi. Ok, sono arrivati tutti finalmente. Vediamo cosa è successo nella classifica generale. Ah no, mancava ancora qualcuno. Intanto vittoria di Sepulveda, non ve l'avevo detto. Maglia gialla dovrebbe rimanere sempre a lui. Allora, molto male perché abbiamo perso tre posizioni. Siamo passati all'undicesima posizione. E addirittura alla decima posizione, appena 20 secondi, però già la nona è quasi un minuto. Quindi sarà molto dura e vediamo cosa succederà poi nell'ultima tappa. E niente, io purtroppo vi abbandono e ci vediamo settimana prossima per vedere cosa succede nell'ultima tappa della settimana ciclistica internazionale e poi ci sarà anche la Liegi Under, quindi due gare molto interessanti. Se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e se lo fate siete dei grandi. E io vi saluto e ci vediamo alla prossima!